Now, following on from that, thank you. Allora, very much. Se, successivamente al primo intervento del pomeriggio abbiamo la signora Cristina Scarpa che ci parlerà di appunto verdure per la vita, e quindi le passo la parola. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Scarpa, coordinatrice di una scuola dell'infanzia con nido integrato della provincia del comune di Venezia. Noi quest'anno abbiamo partecipato al bando della Fondazione Bonduel che era uscito l'anno scorso nel periodo estivo, e abbiamo avuto, diciamo, la fortuna che il nostro progetto è piaciuto e quindi l'abbiamo poi sviluppato durante il corso dell'anno. E in questo progetto sono stati coinvolti tutti i bambini, sia del nido che della scuola dell'infanzia, e anche i genitori. Le motivazioni che ci hanno spinto a portare avanti questo progetto sono state far capire ai bambini e apprezzare i prodotti genuini della terra, sollecitare i sensi, che è la prima cosa che i bambini adoperano per conoscere e scoprire, e anche, diciamo, e anche coinvolgere quindi poi le famiglie in tutto questo, perché le famiglie in primis sono coloro che diciamo danno le abitudini ai bambini. E gli obiettivi: il creare il rapporto positivo con le verdure, imparare la sana alimentazione. E su questo abbiamo detto da dove partire. Avevamo un gruppo di età di bambini che vanno dall'1 ai 6 anni, i tempi tutto l'anno scolastico, gli spazi sia interni che esterni della scuola, e di conseguenza anche la trasversalità. Abbiamo cercato di inserire il progetto in quello che era il progetto poi annuale del viaggio alla scoperta delle diversità sia culturali che sociali nel mondo. Abbiamo iniziato nel periodo autunnale con la scoperta di prodotti autunnali, quindi dal mais, dalle patate dolci alle patate, alla zucca, e i bambini in questo percorso hanno usato anche, diciamo, tutta i loro sensi, sia nel toccare, nel guardare, vedere i colori, e questo li ha aiutati comunque a portare avanti tutta la scoperta di questi prodotti. Abbiamo cercato di utilizzare i fagioli, ad esempio, sia come in senso matematico, scientifico, e anche per costruire degli strumenti musicali come le maracas. E poi abbiamo usato i legumi, i vari tipi di legumi, gli spezzati, le lenticchie, eccetera, per costruire il nostro presepe natalizio, sia i bambini del nido che della scuola dell'infanzia. Oltre a questo, poi nella prima parte dell'anno le abbiamo usate anche in arte, quindi siamo partiti dall'osservare le verdure, da annusarle, il toccarle, e qui le abbiamo lavate, poi sono state utilizzate anche per creare dei ritratti, e abbiamo utilizzato anche una modalità di cooperative learning, quindi i gruppi di bambini erano di età diverse e tra di loro si sono aiutati per creare il loro arcimboldo, quindi ogni gruppo ha costruito un arcimboldo diverso. E qui, anzi, loro hanno scoperto quanto, diciamo, le verdure sono diverse e i nomi di verdure che loro a casa non avevano mai visto. E di questo siamo stati poi, cioè, abbiamo avuto ritorno positivo da parte dei genitori, con cui i bambini poi ne hanno parlato a casa. Abbiamo naturalmente usato anche la pittura e altre attività. Abbiamo usato le patate per fare degli stampini e costruire il totem degli indiani, e per la festa del papà abbiamo creato i muffin alle verdure, quindi proprio, diciamo, abbiamo portato le verdure in varie occasioni, per la festa della mamma la marmellata, quindi la frutta invece che la verdura. E anche qui abbiamo avuto un ritorno positivo da parte dei genitori. Dopo di questo
E proprio perché vi dicevo la trasversalità, e abbiamo inserito nel piatti, diciamo, della mensa, dei piatti diversi. Quindi abbiamo cominciato con la pizza e le patatine, piatto tipico italiano, pomodoro e le patate all'interno del piatto, per andare al couscous di verdure. In America abbiamo preso le patate perché i bambini erano più hamburger e patatine, e riso alla cantonese per i paesi asiatici. E di questo abbiamo avuto un ritorno positivo, perché i bambini vorrebbero di nuovo il couscous, quindi anche questo è stato una cosa positiva. Poi ci siamo dedicati all'orto. Un nonno ci ha aiutato a smuovere la terra e a costruire il nostro orto, e quindi abbiamo cominciato ad ottobre con l'impiantare le cipolle dorate, rosse, bianche e l'aglio, per poi continuare nel periodo primaverile con i fagiolini, l'insalata e i pomodori datterini. Ogni mattina i bambini andavano ad innaffiare l'orto, e quindi c'era da parte loro una continua attenzione, un'osservazione della crescita delle piante. Qui alla fine siamo arrivati a tagliare l'insalata, a consegnarla alla cuoca, la quale l'ha lavata e gliel'ha preparata a pranzo. Era l'insalata più buona che avessero mai mangiato, forse proprio perché avevano seguito il percorso di crescita dell'insalata. Per riuscire a coinvolgere i genitori abbiamo organizzato un corso di cucina, non solo per loro, ma bensì loro assieme con i bambini, grazie ad un cuoco che è venuto presso il nostro servizio. Quindi i bambini, toccando le verdure, assaggiandole, mescolandole e cucinandole assieme ai loro genitori, hanno poi alla fine anche il provato ad assaggiare le verdure, anche se in qualche modo erano un po', diciamo, un po' perplessi. E quindi anche questa è stata una cosa positiva, proprio perché i bambini passano dalla manualità, dalla sensorialità, dalla scoperta, dalla vista, prima di riuscire a gustare un cibo, ad assaggiare. Con questo noi siamo riusciti alla fine ad avere un bel gruppetto di bambini e genitori che hanno partecipato, e i bambini sono stati tutti premiati con un diploma, quindi erano molto contenti. E anche il nostro primo libro di ricette, nel quale all'interno c'è anche una storia che si è inventata una mamma, e utilizzando poi le verdure come, diciamo, rappresentazione della storia che lei si era inventata. La gita in fattoria non abbiamo potuto utilizzare tante foto perché la facciamo la settimana prossima, e su questa andremo lì e ci faranno provare le centrifughe e piantare le piante all'interno dell'orto, e si porteranno a casa ogni bambino una piccola piantina. La festa di fine anno è stato il momento più importante, perché abbiamo ritrovato la collaborazione dei genitori per fare un buffet a base di verdure, e quindi piatti sia dolci che salati, tutti a base di verdure. Noi non ci aspettavamo una riuscita come quella che abbiamo avuto, perché avevamo detto magari i genitori fanno più fatica, invece si sono sentiti tutti coinvolti e addirittura hanno portato delle torte di zucchine, carote, dolci e tanti altri piatti. E siamo arrivati quindi alla conclusione che il progetto è stato positivo, abbiamo avuto un buon riscontro, i genitori hanno collaborato attivamente. E da questo, proprio per agganciarmi a quello che aveva detto il dottor D'Amico, bisogna collaborare insieme, perché i bambini apprendono una sana alimentazione proprio partendo dalla loro giovane età, è importante dare delle basi. Però se non ci facciamo aiutare dalla famiglia e dalla scuola, non si lavora parallelamente, probabilmente nel tempo poi le cose non si perdono. Invece seminare bene fin da piccoli porta sicuramente ad una corretta alimentazione anche da adulti. Grazie per l'attenzione, ringrazio anche... Ringrazio la Bondway che ci ha dato la possibilità di fare il progetto e le colleghe che hanno partecipato al progetto. Thank you very much. Do we have some questions? Grazie, abbiamo domande? Yes. Awesome. Prego. Thank you very much. I would like to know. La ringrazio tanto. Vorrei sapere a questo punto se continuerete questo progetto negli anni prossimi, o se è stato solo un progetto di durata annuale.
È un progetto che abbiamo intenzione di continuare e visto la riuscita proprio di vedere di trovare altre strategie per coinvolgere i genitori. La cosa bella è stata che un genitore ci ha chiesto già la seconda pubblicazione del libro di ricette, perché avendole già provate tutte aspetta la prossima edizione. Quindi questo secondo me è una cosa che ci spinge ad andare avanti. Any further questions? Ulteriori domande? I have one. Io ho una domanda, a dire il vero. Sono rimasto molto colpito dal fatto che i bambini hanno acquisito familiarità con ortaggi che non conoscevano prima. E questo vuol dire che forse i loro stessi genitori non conoscevano questi stessi ortaggi. Quindi avete coinvolto i genitori, una cosa eccellente, ma secondo lei ha percepito forse che anche le abitudini alimentari dei genitori sono un po' cambiate oltre a quelle che dei bambini? Sì, anche le abitudini alimentari di qualche genitore sono cambiate, perché qualche genitore ha partecipato al corso di cucina proprio perché lui stesso non mangiava verdure a casa e di conseguenza il bambino non aveva questo contatto con le verdure. Il fatto di partecipare al corso di cucina dove c'erano altri bambini, e noi sappiamo che quando hanno questa età i bambini vanno anche molto per imitazione dei compagni, il vedere assaggiare questi alimenti ha fatto sì che il bambino a casa poi chiedesse alla mamma di fargli le insalate, le torte salate, i dolci, e quindi anche questa è stata una cosa positiva. Sicuramente non siamo arrivati in tutte le famiglie, però in una buona parte di famiglie senz'altro sì. Immagino che alcuni genitori siano rimasti assolutamente scioccati dal figlio che torna a casa e gli chiede un'insalata. Comunque, ulteriori domande? Thank you very much. Grazie ancora.